Bentornati sul canale di Access00 e bentornati a questo secondo e ultimo appuntamento di Sigi, o Sigi, se volete dirlo all'italiana, Sigi all'inglese. E siamo arrivati al livello 11, perciò procediamo, vediamo un po' di finire questo gioco, questa miniserie. Ora io ho la peggiore arma del mondo con me, dannazione. Devo anche abbassare le cuffie perché altrimenti mi disintegrano i timpani. Oh, perfetto, è andata bene ragazzi, è andata molto bene. Questa è decisamente migliore come arma, ma lì sopra si può andare in qualche modo? Sembra di no. Magari però posso togliere di mezzo questo. Poi qui magari c'è qualcosa, ma anche no. Quindi salto lungo. Ah, cosa non ho evitato? Cosa non avevo evitato? Qui è andata un po' male. Tra l'altro notate come sbarella lo schermo durante le esplosioni. Ora sarebbe da saltargli in testa. Ovviamente ho sbagliato, però. Però ci siamo morti. È il primo, la prima morte? Oh, Blooming Hacker, let's try again. Ok, perfetto. Ma adesso col coltellino cambia tutto, ragazzi. Ora cambia tutto. Cambia talmente tanto che ci sono quasi rimorto. Perfetto, l'importante è che siamo ancora vivi. Non so come mai è andata bene. Ora, togliamoci di mezzo questo scheletrazzo che a quanto pare necessita di due colpi. Finalmente questo. Che è? No. Maledetti. Allora, con calma e per piacere, tu via. Qui c'è un palinozzo. Fermi. C'è una vita. Magari c'è anche qualcosa qua giù, ma anche no. Quindi saltiamo subito su questa piattaforma. Cerchiamo prima di tutto di togliere la lanternina, che non si sa mai, sono sempre soldi o comunque cose strane. Quindi va bene. Sbaglio o no, siamo in ordine. Con le... qui si può entrare, yes. Con le lettere siamo in ordine. Abbiamo fatto la S e la I. È bellissimo, i suonini sono bellissimi. Abbiamo rivinto una vita, tra l'altro qui dentro non c'erano lettere ma c'era una caterva di monete. Veramente una cosa indescrivibile. Meno male che ripartiamo di qui, ma soprattutto meno male che non perdiamo l'arma che avevamo. A differenza di Ghosts and Goblins, che è molto più tosto sotto questo punto di vista. Che è? A parte i serpentelli, ma che è? Non gli posso fare niente? Da dietro? Ma no, ma anche no, ok. Quindi semplicemente a quanto pare li devo superare. Perché avete visto, rimangono fermi lì quei fantasmi. No. Era meglio se tenevo l'altra di arma. Passo si può andare, mi sa di no. Almeno non ho visto niente. Visto sto pipistrello maledetto che stava venendo verso di me. Non ho visto il proiettile della pianta carnivora. Qui però c'è. Ah, c'è un casino. Sto giocando malissimo oggi, ma va bene, questa seconda parte la sto giocando un po' peggio. Obiettivamente i livelli diventano più difficili, quindi è anche normale perdere un po' di vite, cosa che fino ad ora non avevamo quasi fatto, se non erro. Comunque, abbiamo finito il livello, tutte le lettere le abbiamo, siamo comunque con 26 one-up. Perciò possiamo andare, credo, ancora abbastanza tranquillamente avanti. Ora vedremo un po', continuando, come andrà a finire. Io salto! No! Ci ho provato? No, 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 dimmi che ritorna la nuvoletta, ti prego! Ti prego. Maledizione, c'era una vita lassù in alto. Che fortuna. Ok, sono sceso fortunatissimo. Magari si ritorna indietro ora, c'è quella nuvoletta. Ma anche no, perfetto. Aia, chi è che... ah, sei tu che me l'hai lanciato, quello sparo. Va bene, d'accordo. Abbiamo perso la possibilità di vincere un one-up semplice perché mi sono preso il pollo. Sono un pollo io, dannazione. Wow. Ok, questa l'ho giocata bene invece. Questa l'ho giocata decisamente bene. Si sa come, ma è andata. Qui c'è roba. C'è roba. Ok, l'avevo visto che c'era un ingresso. Come mi avete scritto nei commenti precedentemente, nell'altro episodio, si può vedere. Effettivamente si nota. Cioè, un'arma peggiore dell'altra. Bene, bene. Si nota se c'è un passaggio segreto dal fatto che ci sembrano più... sembra ci siano più puntini dentro al terreno. Fateci caso la prossima volta. Cioè, ma è possibile che per distruggere una cosa ci vogliono 3 ore e mezzo? Per prenderla in questo caso. Perché col pollo ci vogliono 3 ore e mezzo. Con questo c'è da... c'è da prenderla più che altro la cosa che si vuol distruggere. Non è per niente semplice. Tanto abbiamo guadagnato una vita. E ci serve perché la stiamo per riperdere. Quindi va bene. Ok, ok, zitti tutti. Abbiamo un'arma schifosa, ma comunque abbiamo incrementato il nostro numero di vite. E siamo arrivati in fondo al livello. Quindi livello 12 fatto. Passiamo direttamente al 13. E continuiamo così. Oddio, continuiamo un po' un po' meglio di così. E da avere i riflessi pronti per continuare ad andare avanti in questo gioco. Non è così scontato e così semplice. Anche perché i nemici aumentano, noto. E questa la prendo. Ok.
E sono anche più tosti, perché ci vogliono più colpi per toglierli di mezzo. Questi si possono rompere, sì. Ok. Qui cerchiamo di saltare alti, poi di sotto. Non vedo niente. Non vedo niente, dicevo, qui come passaggi segreti, almeno qua sotto. Mamma mia. Carini i suoni, vi piacciono. Ok, io vi ricordo che il gioco lo potete acquistare su Nintendo eShop, almeno questa versione. Proprio lì mi dovevi rimanere, accidenti a te. Vieni più in qua. Ma guardate voi se... Come faccio adesso? Zitti, zitti tutti, che è andata. Benissimo. Mia. Vedete lì sopra? C'è quella specie di X nel muro, che negli altri muri non c'è. E infatti c'è un passaggio segreto. È da lì che si può vedere se c'è un passaggio segreto o meno sul muro. Bisogna starci però abbastanza attenti, perché si tende a perderli. E a perderli, nel senso a non vederli, e potrebbe costarci il fatto di fare le lettere lassù in alto. Poi vedremo, arrivati alla fine, se serviranno a qualcosa. Cioè, oltre a darci la one up, se magari ci sarà una specie di percentuale di completamento o cos'altro. Lo scopriremo insieme. Mamma mia, cosa non ho dovuto fare per evitare problemi del genere. Via Lunky. E presa anche questa. Grandi così. Qui ho disintegrato il mondo, presumo. Si è spaccato tutto. Eh no, prima di finire dovevo togliere il corvaccio del malaugurio di lì. E ci voleva, che sentire questa cosa ogni tanto ci vuole. Sono soddisfazione in questo modo. Siamo quasi al boss. Tanto c'è una cavernina. Il penultimo boss, credo sia il prossimo. Ora, io ho paura di sapere quale sarà. E più che altro come sarà l'ultimo a sto punto. E tendo a saltare tutte le armi, perché abbiamo già quella che secondo me è la migliore in assoluto. Quindi io mi trovo bene con questa. Poi magari a voi piacciono più le altre o non saprei. Quindi quello, vedete un po' voi con cosa vi trovate meglio quando giocherete, perché non è detto che la pensiate come me. A me sembra semplicemente migliore, perché ha una un'ampia rosa di attacco questa. E poi cioè, e poi chi era quello? Ma si può andare sotto, sì. Ah, ok. E poi dicevo, fa abbastanza danno, perché sono più coltelli messi insieme, quindi fa anche abbastanza danno. Questa non la prenderò mai al volo. Sì, invece. Vi giuro che non me lo sarei mai aspettato. L'importante è averla presa. Non so cosa ho detto, ma l'importante è che sia vivi. Vai così, allora. Ok, calma, il sangue freddo. Ah, ma sono proprio delle rocce che gocciolano e poi viene giù la roccia. Maledettissime. Che lo prendo da qui. Perfetto. Vai così, spacchiamo tutto. Vediamo un po' cosa esce. Ma l'ascia, ma non ci penso neanche a prendere quell'ascia. Ma neanche se mi obbligano. Sotto tortura l'ascia. Mamma mia. Ok, vedete, fa la gocciola e poi scende. Nel frattempo le streghe l'avevamo. No, i calderoni l'avevamo ancora visti. Tanto la I l'abbiamo presa. Quindi siamo arrivati, sì, alla fine del livello. Yes! Credo siano nuovi con i nemici le streghe e i calderoni. Mica le avevamo già visti negli altri episodi. No! Credo. Livello 15. Abbiamo passato la caverna. Pensavo fosse nella caverna il boss. Evidentemente è dopo. O non c'è un boss qui? No! Ah, ti ho fregato! Ok. Questo è praticamente il più grande sacchetto di patatine di sempre. Ok, viene da Colesterol. Proviene da Colesterol. Friggiamolo, va bene, ok, ci provo almeno a friggerlo. Come funziona? Che lo possiamo... No, alla fine mi ha fatto colpire quello. Gna. Ma io ci posso stare qui? Scusate, sono morto stupidamente, ma volevo verificare una cosa. Perché lui... Da un così, Ale, dannazione. Perché lui si muove. E non è che io posso, tipo, stare... Secondo me sì, secondo me gli faccio più danno che a fare avanti e indietro. Se magari lo colpisco anche, per sbaglio. Mamma mia, fa danno però il tizio, non è così semplice da togliere di mezzo. Ok, quindi questo dovrebbe essere il sistema normale. E ci perdo un botto di vite. Anche se ormai è quasi morto, No, la strega. Maledetta. Io provo. No, mi è andato leggermente indietro. Dai che ce l'abbiamo fatta. Yes. Ok, perfetto. Ah, ha avuto i suoi chips. Bene. La testa sta rotolando nella lava. Abbiamo perso diverse vite, ma comunque ne abbiamo sempre 31. Ne abbiamo abbastanza per continuare in relativa tranquillità. Perché ho l'impressione che da ora in poi ne perderemo veramente. Ne perderemo tante, ma ne abbiamo riprese una. Questo funghetto da solo. Non lo so, ma va bene. C'era? No!
mio viziaccio. Ah, queste melocce si possono mangiare? Quello, infatti, era un nemico. Me l'ero immaginato perché l'avevo visto lì carino carino. Tra l'altro basta un colpo per toglierlo di mezzo. Le streghe invece sono più resistenti, sono più toste. I calderoni, a quel che ho visto, non si possono neanche colpire. Quindi devo semplicemente stare attento, molto attento, perché sto per rimanerci. Quindi andiamo un po' a rifare le cose un po' meglio. Ok, ho preso un po' di energia. Perfetto, poi passiamo qui e poi di sopra. E questo... cattivissimo, cattivissimo. Lì sotto c'è un passaggio segreto, guardate. Lì a sinistra mia. Andiamo un po' di aprire. Con calma e per piacere, perché il pollo, veramente ci vuole un'ora e mezzo col pollo per fare qualsiasi cosa. Ok, vita, energia. Non una nuova arma, il che mi sarebbe piaciuto di più. Però va bene, d'accordo, va bene anche così, non è un grosso problema. Io sto spaccando tutto, ma non sto prendendo le monetine. Quindi che spacco a fare. Ok, qui saltiamo lunghi. Sì, una vita più i coltellocci. Grande, ok, no. Mamma mia. Yay, tutto per me, comunque c'era scritto lì sotto. L'ho letto al volo, scusate. È che ogni tanto me li perdo perché sono troppo... i dialoghi, perché... dialoghi, via. Quello che c'è scritto, perché sono troppo concentrato. Sono troppo concentrato su quello che sta succedendo a schermo. E quindi si muore meglio. Ah! È perché ho visto la lanterna, quindi pensavo si potesse atterrare lì vicino alla lanterna. Evidentemente, ma anche no. Quindi proviamo ad andare lunghi adesso. Che è? Il corvaccio! Ormai è soddisfazione estrema togliere di mezzo i corvacci prima di finire il livello, mamma mia. Io spero che questo Sigic, questa miniserie, vi stia piacendo. E il gioco vi piace, mi raccomando, potete trovare nel Nintendo eShop di Nintendo Switch. Se non erro, il prezzo è 4,99€, quindi a buon prezzo. Non è molto lungo, almeno non sembra molto lungo per il momento come gioco. Poi scopriremo insieme se c'è qualcos'altro dopo o meno. Però comunque direi che li vale alquanto ed è piuttosto frenetico e carino. Almeno per il momento mi sta piacendo particolarmente. Poi vediamo un po' quale sarà anche il boss finale. Vabbè, ho capito, lascio stare, vado avanti, che è meglio. Ok, qui tolto di mezzo tutto. Saltato in testa a un nemico per puro caso. Ma queste sono soddisfazioni? Non sto vedendo più niente. Bah! Meno male che era un pollo da mangiare, che non era l'arma fatta a pollo, perché altrimenti i polli diventavamo noi in breve tempo. E le lettere prese tutte. Vieni qui? Sì? Non c'erano passaggi segreti in questa zona? Molto strano, di solito c'era sempre. Però le lettere le abbiamo prese tutte. Perciò forse c'era un qualcosa di nascosto? No, non mi interessa. Non mi interessa francamente. Quella non è male come arma, è quella che ho lasciato lì. Dannazione, dovevo andarci più di cattiveria. Ok, tipo così. Anche se c'era il nemico, dovevo andarci di cattiveria lo stesso e procedere in qualche modo. Purtroppo, cosa ha lasciato indietro? Ah, i coltellini che già ho, quindi alla grande. Qui ci sono nuovamente i fantasmi. Questo potrebbe essere un problema, ma forse anche no. Quindi perfetto, continuiamo così. Mi sarebbe piaciuto, sapete cosa? Poter distruggere questi alberi o qualcosa del genere. Ci sto capendo più niente. Saltiamo lunghi prima che succeda il dramma. Cos'è? Ma si può entrare, no? Maledizione. Avrei voluto entrarci dentro quella casetta. Sarebbe stato troppo divertente. Qui c'è un passaggio segreto. Yes. Grandi. E c'è anche la G. Ok. Vi giuro che questa caverna sembrava più piccola dall'esterno, gli era scritto. Effettivamente è così. Carino anche il fatto di prendersi in giro da soli gli sviluppatori. È veramente carina sta cosa. Non è che mi ha lasciato indietro qualcosa. Nemici, ma nient'altro. Questi due bocconcini finali che ti ridanno la vita sono veramente ottimi. Perché se ci arrivi, praticamente se arrivi in fondo, riacquisti tutti e tre i cuori. Anche perché se ne perdi tre vuol dire che sei morto. Quindi non è che ci siano tante alternative a tutto ciò. Come lo facevo a evitare quella, scusate? Ah, così. Ok, era lo stesso problema. In pratica dovevo far finta di saltarci, far venire fuori la palla, la pallozza, e poi morirci qui. Cos'è sta a fare? Ci posso passare sotto? Sì, quanto pare. Quindi anche questa... c'è da trovare il punto giusto in cui passare sotto. Non è così scontato. Però... no! Da!
quella di prima era l'arma pollo, ragazzi. Per quello che non l'ho presa, non era il cibo. Era l'arma pollo. E l'arma... l'arma pollo anche no. Chi è questo? Devo colpirla? Sembra... sembra di sì, ma non ho capito perché. Wow. Grazie. Non ho idea di che cosa ho fatto, ma l'ho fatto. Quindi queste sono soddisfazioni in questo modo. Oh, un pollo. Attenzione. E via dentro al passaggio segreto. Che comunque ci dà sempre tante soddisfazioni. A parte stavolta, che ci permetterà di morire in maniera più semplice e rilassante. No! No, prima di uscire, torna indietro. Che c'è lassù in alto? Come ci si fa ad andare lassù? Tipo così? Golden Lady? Dove sono? Ma ho trovato un segreto o cosa? Ma questo è un segreto? E come ci faccio io a tornare indietro da qui? Devo ripassare di qua? Sto trovando statuine che non ho idea a che cosa servano. Però le sto trovando. E ci ha ridato un'altra vita. Quindi se ritorniamo qui dentro da quella Golden Lady, la one up è doppia. Ragazzi, tanta roba, ultimamente. Mamma mia, che macello. Tanta roba comunque questa. Non ho idea a che cosa servono quelle Golden Lady o altro, quella roba d'oro. Fatto sta che io, è la prima volta che le vedo in questi livelli. Tre vite? Tutte così alla fine più il Sighi, quindi quattro vite? Ah, è l'ultimo, è vero. Ecco perché. Ok, ma si può tornare tipo indietro ai livelli? Sì. Ah, c'è un asterisco per vedere se li abbiamo completati tutti, quindi. Carino. E a quanto pare sembra anche che li abbiamo completati tutti. Bene, bene, ottimo, ottimo, ottimo. Noi procediamo. Poi magari non so se che cosa conta per un completamento al 100%. Non saprei se quelle statuette valgono. Se ne ho lasciate qualcuna indietro. Ma chi è? Hulk Hogan. È Hulk Hogan questo. Se vi piace il wrestling di una vita fa, sapete cos'è. Ok. Va bene. Praticamente gli passiamo sotto se, finché quando salta. E dovremmo sparargli da dietro. Quindi perfetto. Ma anche da davanti mi sembra che funzioni lo stesso, no? Tipo quando è a terra funziona. E per la verità funziona anche un po' quando è fermo. Cioè, aia. Mamma mia, il dolore atroce fa questo coso. Io provo a passargli sotto. Ho sbagliato un pelino. Modo. Dai ora. No, che fa? Che fa? Ma anche meno. Ma non so come fare a passargli sotto. No. Questo c'è da capirlo, sto boss. Via. Mamma mia, quanto c'è mancato. Ok, c'è da capirlo parecchio bene, sto boss. Non è così semplice, eh. Ok, quando fa queste cose è colpibilissimo. Lo è un po' meno quando fa queste altre. Ah, devo passargli sotto, non ora. Fregato, risalta. Perfetto. Vai così. Non lo sto colpendo tanto bene, eh. Però c'è la nostra fatina lì che... fatina, la nostra, dannazione. Non mi viene il nome, ragazzi, Non mi vuol venire il nome. Che è anche semplice, tra l'altro, da ricordarsi il nome di questa maledetta biliacca che è scappata. Cioè, l'abbiamo obiettivamente disintegrata noi, ma questi sono dettagli. La prima volta. Sirena, è venuto il nome. 3 ore e mezzo dopo mi è venuto il nome. Sono soddisfazioni anche queste. Vai così. Ok. Sta andando malissimo, ma... può anche migliorare la situazione. La boss fight un po' particolare. Un po' particolare questa. Però ora abbiamo un bel po' di spazio libero. Quindi se io mi avvicino al boss potrei anche poter fare qualcosa di buono. Non è così semplice, colpirlo. Perché lui dice di andare da dietro e batterlo. Però si colpisce anche da davanti. Cioè non solo da dietro. Fa un danno atroce, però... volevo passargli dietro. Ok, ok, ragazzi, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Abbiamo 41 vite e so come perderle, quindi tutto a posto. Vai così, vai in questo modo, perfetto. C'è anche il colpaccio del malaugurio che non riesco a colpire, peraltro. E questo è un problema, perché ci darà sicuramente molto, molto fastidio. Vai ora. Ho fatto colpire. Avevo troppe cose da cui badare. Quindi, via. Yes! Vai così, Ale. Perfetto, ci siamo quasi. Lo perderà prima lui il cuoricino o prima noi? Credo prima noi. Però, mamma mia, cosa non ho evitato. No! No, lo volevo finire. Lo volevo finire prima che ci facesse del danno. Ah, che peccato. E mi sa che mancava più pochissimo, credo, no? Io penso, Ma insomma, ho tirato diversi colpi e ancora non vuol cedere. Quindi,
No, ok. Mi sa che ne perdo un'altra se continuo così. Perfetto. Tutti, tutti, mi aveva colpito, ma l'ho colpito prima io col colpo finale. Ah, ok. Oh, oh, questo sarà enorme. No. 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 No, non posso credere di averla persa ancora. No, ma no, ma poverina. Ma l'abbiamo ripersa. Allora, il nostro punteggio finale è del 94%. Tempo di gioco 35 minuti e 14. Come vedete si fa abbastanza bene come gioco. Si finisce abbastanza bene, però non ho fatto il 100%. Abbiamo un solo 94%. Quindi devo aver dimenticato qualcosa in giro? Non so bene cosa. Se avete seguito la serie forse potete rendervene conto voi nei commenti. Magari scrivetemelo se mi sono perso qualche passaggio segreto in qualche punto. Vi ho spiegato come fare a individuarli. Quindi fatemelo sapere voi. Spero che questo questa mini serie, questo gioco, Sigi, A Fire for Rosalina, come diamine si chiamava la sirena, non me lo ricordo. Comunque spero vi sia piaciuto. Io l'ho trovato un gran bel giochino. Per passarci un po' di tempo è sicuramente molto simpatico e poi è rigiocabile, perché in modo da cercare di fare il 100%. Vediamo un po' se si può rigiocare subito. Questo è per ripartire. Questo invece melusina comunque. Ah, ok. Allora c'è qualcosa che non ho completato. Vediamo un attimo al volo, ragazzi. Io nel frattempo vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va di lasciare un like al video, se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, seguitemi anche su Telegram, Instagram e Facebook. Trovate tutto quanto in descrizione del video. No, da... tutto completato, quindi... cioè, almeno gli asterischi ci sono. Non so cosa mi sono perso. Forse una statuina da qualche parte. È probabile. Una o due statuine da qualche parte. Non saprei. Ripeto, se lo sapete fatemelo sapere voi nei commenti. E... un saluto da Axios00. Un grazie per aver seguito questa mini serie sul mio canale. E alla prossima. Ciao!